Caos rifiuti, avevamo ragione noi. Oggi hanno arrestato il direttore generale dell'ambito territoriale ottimale Toscana Sud, Atto Sud. E questo è l'esempio del fallimento del Partito Democratico che da anni governa a tutti i livelli istituzionali questa regione. In seguito all'inchiesta delle Fiamme Gialle e in seguito anche ai numerosi atti che noi avevamo fatto, perché a tutti i livelli istituzionali ci siamo occupati di questo tema, è emerso che la gara era stata ritagliata su misura sull'aggiudicatario. Ma oggi si aggiunge anche la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, il TAR, che dà ragione ai cittadini, alle associazioni ambientaliste, ma ai portavoci del Movimento 5 Stelle che avevano sottoscritto questo ricorso, e dice stop all'inceneritore di Casa Passerini. L'inceneritore voluto da Matteo Renzi non si farà più, ma serve un altro passaggio con la Regione Toscana. Abbiamo pronta una proposta di legge sull'economia circolare che prevede una moratoria per tutti gli impianti di incenerimento toscani e permetterebbe alla Regione Toscana di dire un no definitivamente all'impianto di incenerimento. Ce n'abbiamo un'altra. A quanto pare l'inceneritore di Casa Passerini salta per un protocollo d'intesa firmato da Matteo Renzi quando era presidente della provincia. Ha fatto danni quando era presidente della provincia, ha fatto danni quando era sindaco e sta facendo danni ora che è presidente del Consiglio non è eletto da nessuno.